L'Evangelista Luca ha raccontato nel suo primo libro di tutto quello che Gesù fece ed insegnò fino ad oggi, ascensione del Signore. Ed oggi le nostre orecchie ascoltano l'inizio di questo secondo libro dell'Evangelista Luca, che racconterà della Chiesa, del suo camminare nel mondo, in attesa di quel Gesù che oggi è assunto di tra noi fino al cielo, al Padre. A Gerusalemme, nella nostra Gerusalemme, attendiamo lo Spirito fra non molti giorni, perché dal suo grembo materno possiamo rinascere e camminare ancora nelle strade della nostra città, sapendo già che con Cristo capo, asceso oggi al cielo, al Padre, anche noi, membra del suo corpo, viviamo già il cielo, anche se non nella pienezza. Acclamiamo con gioia mentre il nostro capo, il Signore nostro Gesù Cristo, oggi ascende al cielo. E dal cielo, seduto alla destra del Padre, per noi chieda al Padre il dono dello Spirito e il Padre ci dia con abbondanza, con generosità, lo spirito di sapienza, lo spirito di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Illumini lo spirito i nostri occhi, cioè li renda capaci di vedere in quel Gesù asceso al cielo la nostra speranza nel Cristo risorto e in Lui e con Lui essere eredi di un amore grande, infinito, personale. L'amore del Padre che tutti attende con braccia misericordiose e che oggi, ascensione del Signore al cielo, pregusta già nel Figlio che ascende al cielo, portando con sé quella umanità che lo ha accolto, che lo ha amato, che lo ha crocifisso e per la quale è risorto. Andiamo tutti davvero in tutto il mondo. Iniziamo oggi il cammino di Chiesa, docili al comando di Gesù che ascende al cielo. Ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con la certezza che Cristo, che oggi ascende al cielo, è con noi fino alla fine del mondo, perché ci fa dono del suo Spirito sempre e con abbondanza, e con sé oggi, che ascende al cielo, porta noi sue membra. Andate, ammaestrate tutte le nazioni, quell'unica nazione, il dodicesimo discepolo che oggi, sul monte che Gesù ha indicato, in Galilea, non è presente. Andate non da soli, ma con il dono dello Spirito, fatti nuovi nel grembo dello Spirito. Ammaestrate, non con parole vostre, ma con la sapienza che ci è donata dallo Spirito. Battezzate, non fissando più gli occhi alle cose terrene, ma al cielo, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, all'umanità, già contemplante oggi nel Figlio e con il Figlio la bellezza del cielo.